a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere... Ciao popolo, sono in corso e benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno a tutti. Eccola. C'è pure Erika, siamo in camera mia. Ve la faccio vedere dopo la camera. Mi sono già fatto una doccia, guardate i miei capelli. Si vede. Dai. Ragazzi, andiamo a cenare. Sono bellissima. Con questi capelli proprio. Cosa mi devo portare? Il caricabatterie del cellulare, questo è importante. Ciao a tutti. Pippo, la tessera. Vero, la tessera. Ce la puoi, la testa ce l'hai, Ce l'hai lei. Come si spegne quella luce? Come si spegne quella luce? Cazzo, non è solo sta fai così, guarda. Guarda, no, non funziona. Se ne frega, la paghi tu la bolletta. Appunto, dai. Allora, ragazzi, ho preso la tessera, se me la sono meno male che ho ricordato. Oh, me ne sono dimenticato. È un blog. Che cosa stai facendo? No, vabbè. Allora, vi stavo narrando, non mi sono fatto la doccia mo. E credetemi, ragazzi, mi sono messo l'acqua no calda di più. Non mi sono nemmeno asciugato i capelli. E stiamo andando a cena. Mi sono pure fatto la barba, guarda. E niente, ragazzi, oggi vi porterò un attimino un po' con me. Questo è il caricabatterie, così magari riesco a registrare qualche cosa. Sapete che sarà un vlog molto confusionario, ragazzi. Sarà così tanto confusionario che il primo io sono stanchissimo. Salve, signorina Erika. Erika mi ha regalato una cosa che dopo ve la faccio vedere, che è mattoni. Abbiamo rubato il cellulare a Pippo e lui non se ne accorge assolutamente. Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere sono al capotavola. E a voi non frega un cazzo. Che non sei capotavola, il capotavola è chi? Allora, non c'è lo spazio per essere capotavola, quindi non mi agitate per me. Ma non mi rompere. Bonjour. Ma ci stai qua sopra? Oh sì, a voi, a qua tutti, ci sentiamo, siamo vicini noi. Sì. Questa è la macchina dei pessimisti. Questa ancora. Allora, qua dietro avanza spazio. Guarda. Ci sarebbe bene un altro. Allora, se qualcuno dice che questa macchina è piena, non è cazzo. Vero niente. Perché là un vasetto e di menta c'entra. Noi siamo tre fratelli. Io c'entro cazzo con lo giuro. Però... stai di tutti qua. Ciao mamma. Io sono uguale, per me sono stato adottato io, mi sa. Direzione hotel, dobbiamo arrivare, ragazzi. Abbiamo appena finito di mangiare. Ora che è mancato il dolce. Eravamo 14, 28 tortini. Abbiamo mangiato tipo 2-3 tortini. No, che poi all'inizio ci siamo anche incazzati perché se non ci portano i tortini, sono cazzi loro, Ma avete 27 tortini. Ma ci hanno portati per davvero. Io stasera vado a fare gli scherzi a Pepo in stanza. Non ti apro. Perché mi riprendi la panza? Ma tengo io. Vai. Sono uno youtuber, posso farlo, guarda. Ma stai riprendendo però lo specchietto. Però stai riprendendo lo specchietto da dietro. Ma signor youtuber, ma senta, che cosa mi combina? Dopo mezzanotte c'ho un riavvio, quindi non... Tra l'altro, 50.000 like e io e Pepo ci facciamo barba e capelli uguali. E sono già uguali. No, non ancora, non del tutto. Te li devi far allungare tu. Ma facevamo prima al contrario comunque. Lo so, però capito, 50.000 like sono tanti, capito? Il tempo che arrivano ti fai crescere i capelli. Comunque sembra la luce dietro, la luce di una tartaruga ninja che ci guarda. Ciao. Guarda questa centrale, Pepo, guarda sopra di... Gli occhi. Scusate, quella è chiaramente una tartaruga ninja. Perché dovete dire no? Guardalo, c'ha la maschera. Dai, è chiaramente una tartaruga ninja, non dite no. Diabolic, quello è lo sguardo di Diabolic. No, quella è una tartaruga ninja. La cosa bella dei vlog è che li metti un po' ovunque. Ma prendi sì. A me, ti prendi in fila. Il titolo incredibile, ci assale una tartaruga ninja in macchina. Epico. Non è parodia. E me l'esce anche. E niente, quindi io stanotte vado a tirare le coperte a Pepo. No, ti prego. Raga, io c'ho sonno, 3 ore di sonno. Fammi dormire. Hashtag fammi dormire. Hashtag escimelo. Assurdo, Pepo me lo esce. Non è uno scherzo. Mamma mia, proprio così. Madonna mia. Ma c'è la polizia. Se ci fermava la polizia era più divertente. Ecco, veniamo fermati dalla veniamo polizia. Arrestati, non è uno scherzo. Parodia. Sono in galera, non è uno scherzo. Epico. Sono finito in galera. È stato epico. Joker taglia gola poliziotto, parodia. Parodia, è uno scherzo. Con la stanchezza fai quei video che ti giuro sono belli. Bellissimo. La polizia ci insegue in albergo. Non è uno scherzo. Ma a me va di moda. No, che dici? Ma è moda, no? Nessuna moda. Siamo arrivati. E non è uno scherzo. Vi faccio vedere l'hotel al buio perché di giorno è troppo epico. No. Vado a dormire, la camera ve la faccio vedere forse, non lo so, domani.
baciano in bocca con lo schietto. Si baciano in bocca epico. Limonata. Adesso direi... sono diventato Gabbo. Non è il cappello, non è il cappello. Però una cosa alla volta. Cioè Gabbo è il cappello. Cioè in realtà Gabbo non è Gabbo se non è il cappello. È come Favij. Non sei Favij se non hai le cuffie. Vero. Andiamo in camera. Sì, ma non insieme. No. Sono stanca, si vede. No. Ma che faccio? Questa è proprio la faccia della disperazione. È la faccia di gente che vuole andare a letto. Ma guarda che brutto corridoio lungo. Però ma è una fa... Quanto è importante questo corridoio? Poi che camera si è? 124. Anche io 121. Io 120. 120, la più lontana. Occhio al copyright della musica. Ci canto sopra. I believe I can fly. Adesso ti non è copyright per questo. Little body me on the stage. Allenati. Musica, la musica. Ma che cosa accade? Questa è la ripresa più bella e senza senso di tutta la storia delle riprese. Signori, buonanotte. Signori, non si apre. Buonanotte. Incazzata? La signora si incazza, non è uno scherzo, eh. Ci cacciano fuori dall'hotel, non è uno scherzo. No, non l'ho ripresa. Siete ancora qua? Shhh. No, non gridare, sennò vero, ci cacciano all'hotel epico, non è uno scherzo. Ragazzi, guarda, grazie. Guardate qua, ragazzi. No, grazie, ci trovo bellissimo. Guardate che mi ha regalato. Ci stavano cacciando. Non è uno scherzo. Così in questa scena. No, no, aspetta. Così, aveva solo la testa. E poi fatto, aveva solo la testa fuori, non si vedeva niente. Buonanotte ragazzi. Non è uno scherzo, tutti cacciano. Non è uno scherzo, vado a dormire. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani mattina. Buonanotte Erika, buonanotte Simone. Erika con la C. Ciao. Dai, che carino. Un pensiero bellissimo, dai, no, mi fa. Dai, mi ha fatto piacere. Dai, è troppo carino. Gli occhietti così mi piace troppo. Direi che per questa giornata le riprese vanno bene. Già il letto l'ho sverginato. Credetemi, sono stanco morto. Devo dire che è stata. Devo dire che è stata una bellissima giornata. Raga, è stato bellissimo. Ho provato la realtà virtuale. Credetemi che è un qualcosa di fantastico. Poi vabbè, mamma mia, le risate che ci siamo fatti. Vi giuro quanto abbiamo potuto cazzeggiare. Ma quanto, vi giuro quanto. Poi ho conosciuto un bordello di voi. No ragazzi, veramente. Tutti i ragazzi che ho visto oggi, vi saluto tutti. Mi avete fatto morire da ridere. Ho conosciuto un casino di voi. È stato bello. Ci vediamo domani, magari con un'altra dose di riprese. Sono stanco. Buonanotte. E buongiorno. Affetto, hai dormito bene? Eh? Io con la mia magliettina Peppo 3393. Sono bello e mi sono appena svegliato ieri. Sono le 7:20. Sapete che vi dico? Vorrei andare a rompere i coglioni a tipo andiamo a bussare alla gente, gli do fastidio. Si devono svegliare. Che è sta cosa? Non ci si alza alle 9. La mattina si lavora presto. Su, svegliatevi. Ora mi alzo, non so voi, tra un po' che guardi che c'ho pure, guarda, la mia copertina. Ah, che bella, vi giuro. Guardate ragazzi, c'ho un letto enorme. Ho dormito tipo così. Cioè avevo i piedi tipo nella... È stato bellissimo. Che bello avere un letto a 27 piazze solo per te. Che bello. In ogni caso adesso mi dovrei alzare, preparare, andare a fare colazione, però non so se magari c'è già qualcuno sveglio. Penso che andrò a rompere coglioni a qualcuno, sì. Beh. Ma Tony Michi avendo che fa fuori. Buongiorno. Voglio rompere i coglioni di prima mattina. Abbiamo le cose comunicanti. Io sono a piedi scalzi, Non è furba come cosa, però vabbè, sti cazzi. Rompo i coglioni ad Erika e sì. Hanno fatto G. Ci svegli, è arrivata la colazione. Buongiorno. Costringiamoli ad aprire.
sono venuto a darle il buongiorno. Non è contento? Me l'ho immaginato alle 7:30 del mattino uno che vi viene a rompere i coglioni. Ecco, e mo me ne ritorno nella mia cameretta. Gli scherzoni di Pepo, mamma mia. Mi sono divertito a rompere i coglioni. Dai, è divertente. Ammetto che è divertente. Mi devo preparare con la mia magliettina di Pepo. Mi do una bella lavata. Mi sistemo quelli che sembrano non essere i miei capelli. Perché credetemi, io con i miei capelli penso di avere un grosso problema. Non li so tenere al posto. Quindi, perfetto, va bene così. Signori, ci dobbiamo lavare. Cioè, mi devo lavare. Anzi, ne approfitto per farvi vedere il gabicesso. Guardate che apertura che ha. A me di gente non fanno impazzire le docce queste con l'apertura così a curva, perché io sono grosso, mi si appiccicano le cose e mi dà fastidio. Vabbè, il gabicesso, il bidet, il coso là dove fanno le cose, il forno, il lettone matrimoniale dove ho dormito, e poi vabbè, la parte diciamo con la porta e la finestra che... Visto? Fatto! E adesso mi devo lavare. L'unica cosa è che non so se o uscire con la maglietta Peppo, anche perché io questa maglietta con il Peppo Trainer me l'hanno data ieri in fiera, è nuova proprio, me l'hanno stampata ieri, che carini. Non so se mettermi questo o questa nera, sono veramente indeciso, quindi vabbè, per il momento mi lavo. Ehi tu, che fa? Guarda come dondolo, guarda come dondolo, come il Fritz. Bella sta ripresa, mi piace. Allora. Gay ingenui. Guarda come ma ora che ci penso? Cioè non c'è il sapone? Ma vero, mi stanno dicendo, io come cazzo mi lavo? Voi direste, Peppo, te lo devi portare tu il sapone. Che cazzo ne so io? Cioè teoricamente quello piccolo c'è, no? La porca vacca. Non c'è il sapone, non mi lavo. Vado a rubare il sapone agli altri youtuber? Potrebbe essere un'idea. Affanculo. A posto. Mi sono sciacquato. Fatto. Dovrei aver preso tutto teoricamente, non lo so. Vi rifaccio vedere per l'ultima volta a camera. La valigia c'è. Che la valigia? Per la valigia nel gabinetto non c'è un cazzo, solo tovaglie. Va bene. Hai visto? Buongiorno, mi è piaciuto il buongiorno che ho dato. È stato bellissimo. No, la vita da youtuber, esatto. Stai sempre col te. Ti dico la verità, io non faccio quasi mai vlog. E pensavo fosse palloso avere sempre la fotocamera in mano. No, è divertente. Invece è bellissimo. Questa notte ho voluto cercare per fare la mattina di scuola, ma dormivo. Ma vero, mi stai dicendo, alle 2 di notte, tu eri morto, volevi... No, veramente ragazzi, ma con quale coraggio. È follia. Buongiorno. Avete dormito bene? Benissimo. In un modo allucinante. Facciamo colazione, mangiamo le cose. Salve signor Joseph, c'è anche il ragazzo di Joseph. Andiamo a mangiare. Vi faccio vedere le cose. Ovviamente non ve lo sto nemmeno a dire. Oggi qualcosina in più magari si prende. Proprio ve lo dico col cuore in mano. Proprio. C'è l'anguria. Sei in hotel e mangi l'anguria. Abbiamo la focaccia artigianale. Pantarre, pane, cose, poi salumi. Guarda che buono. Oh, i cetriolini. Il dessert allo yogurt me lo prendo. Poi qui c'è qualcosa. Poi guardate che carino la... Dai! Vabbè, cereali, succhi. Oddio, le cacca, non lo so. Queste cose, frutta. E poi qua i dolcetti. Mi faccio il piattino. Pepo, spegni che si mangia. Ma che spegni che si mangia? Io registro mentre mangio. Questa parte la farò simile a... Come si chiama lo youtuber che distrugge le cose? Autobasic. Ecco. Dan. Non prendi il pane dolce, prendi pure il pane dolce. Prendo pure questo, che non so cosa sia. Questo cornettino. Ragazzi, guardate. Ti stai prendendo una Nutella? Ovvio. Come minimo. Guardate una Lerica che ci tiene alla sua linea. Buona colazioncina. Io ho appena finito di bere il mio cappuccino. E diciamo il mio piattino. Sta già del liquido fra un po', eh. Ragazzi, più o meno. Guardate che cosa ha mangiato Erika, ragazzi. Cosa non ha mangiato lei? Cosa non... Come? Non l'ho mangiato il cappuccino? Tra. Quello che si vede quando si riprende Pepo, una luce. Beh, io perché io sul cellulare, io povero sono, guardate, io non c'ho le... Fidati, quel cellulare riprende meglio di questa fotocamera. No, l'hai fatto! Dimmi che l'hai ripreso! Non lo so! Così! Ragazzi, ha provato a inserirla lanciandola, vi faccio vedere come si fa. Vai. Vai che ce la fai stavolta. Ti faccio vedere io come si fa. La devo lanciare?
È entrata! Cazzo, si è vista la mano. Ragazzi, allora, non è venuto nessuno, però, vabbè, faccio vedere. L'ho visto proprio con la coda dell'occhio. Avrei potuto uccidere un bravo cantante e un pessimo youtuber. Ciao! Ciao! Hai capito? Avessimo un youtuber, parlavo di me. Aspetta, vieni Gianlu. No, ma che cos'è? La che sorpresa. Posso aprirla? Mi piacerà tanto. Mi tagli? È una delle tue serie preferite. No ragazzi, vedo le cose. No, vabbè, dai, ma che bello. No, 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 dove stai qua? Dai Tommy, grazie, grazie, ma che bello. Grazie, dai. Oh, ci faccio un video sta cosa, Grazie a Gianluca. Bellissimo. Perché date si va meglio? Perché io sono un telefono più figo del tuo. Sei una persona orribile. Ciao ragazzi, ho detto il mio maestro d'oggi, che avevo dico. Ciao ragazzi, è mio fratello d'oggi. Mamma. Quello lì che vedete dietro con la barba, l'abbiamo preso fuori, è di Bari, non lo consideriamo. Cioè, almeno in Italia, non fa parte. Ragazzi, aspetta, me li ha portati gli iscritti? Li ha portati, aspetta. Ragazzi, quanti iscritti mi ha portato? Ho portato 1,5 kg di iscritti, sono freschi freschi appena fatti. Ragazzi, grazie. Scrivi a Chiara 75, poi vado in pensione. No, poi abbiamo ovviamente la youtubers, quella che fa, scopriamo le cose brutte, scrivi in resina. E guardate qua che cosa mi ha regalato. No, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo, no, ragazzi, è dolcissimo. Guarda che bello, il mio Naruto. Ragazzi, sono appena atterrato a Palermo, come vedete sono sceso dall'aereo. Mi sta venendo a prendere mio padre. Ma torni, che giornata, sono tipo le 8. Ma torni, ma torni.